sono Jacopo Gerola, delegato sindacale della funzione pubblica CGIL di Firenze e lavoratore di una cooperativa sociale. Noi siamo oggi qui con questo presidio per sensibilizzare le istituzioni, perché la situazione dei lavoratori delle cooperative sociali nella provincia di Firenze rischia di diventare drammatica. Già nel 2012 c'è stato ricorso alla cassa integrazione nel nostro settore, il 2013 rischia di diventare tremendo. Quante persone sono in cassa integrazione? In cassa integrazione si parla di decine e decine di persone. Noi abbiamo stipendi che arrivano a 1000 euro al massimo, e con la cassa integrazione la situazione non sarebbe più sostenibile. Poi pagheremo questo due volte, come lavoratori ma anche come cittadini, perché noi lavoriamo in servizio alla cittadinanza. Noi siamo educatori negli asili, nelle scuole elementari con i bambini con problemi, lavoriamo nei centri handicap, nei centri di salute mentale, lavoriamo con gli anziani in assistenza domiciliare, lavoriamo con gli emarginati, con i migranti, con i richiedenti asilo, lavoriamo con le persone che hanno problemi di dipendenza, centri di salute mentale, e quindi vogliamo che le istituzioni ci convochino. Esiste un decreto della Giunta regionale toscana che obbliga le stazioni appaltanti, i comuni, le aziende sanitarie, la società della salute a convocare le organizzazioni sindacali prima della stesura dei nuovi appalti, perché noi lavoriamo tutto su appalto. Per questo motivo vogliamo essere convocati per poter dire la nostra rispetto a tutto questo, e per questo motivo siamo nuovamente qui in piazza. Qual è il rischio concreto? Il rischio concreto è quello di non avere più lavoro. I tagli ci sono, capiamo che i comuni, le aziende sanitarie abbiamo visto una riduzione dei trasferimenti dallo Stato, però allo stesso tempo pensiamo che questi servizi possono essere organizzati in maniera migliore, e per questo motivo chiediamo di essere convocati a tavoli. Fino ad ora cosa hanno fatto le istituzioni? Noi abbiamo prodotto un documento a gennaio che chiedeva di essere convocati, e solo poche istituzioni ci hanno convocato, più per iniziativa dei singoli dirigenti. Noi vogliamo invece che questo diventi la prassi. Allo stesso tempo chiediamo alle organizzazioni datoriali, Lega Coop, Cooperative, AGC, che tutte le cooperative rispettino il contratto nazionale e che venga comunque riattivato il tavolo della contrattazione decentrata. Noi abbiamo un contratto regionale che è stato distettato unilateralmente dalle organizzazioni datoriali. Per questo motivo chiediamo di essere convocati e di poter dire la nostra.